Ciao a tutti cari miei gamers, sono Stefano e benvenuti a questo nuovo tutorial su Flight Simulator 2020. Oggi vi farò vedere da dove scaricare gli add-on e come installarli. Vi dico subito che la comunità, da quando ha scoperto che era possibile esportare i file 3D da Google Maps e importarli in Microsoft Flight Simulator, non hanno perso tempo e hanno già inondato i siti di add-on di nuovi scenari. Oggi vi farò vedere dove trovarli e come installarli, come vi ho detto. Prima di tutto vi chiedo di lasciare un mi piace, c'è una brutta abitudine di vedere e guardare i video e non lasciare un mi piace, aiuta molto i creators nel loro lavoro e anche a far vedere i video a più persone, quindi per favore lasciate un mi piace, a questo punto anche un non mi piace, visto che vi ho fatto la ramanzina. Se potete lasciare un commento mi fate felici, cercherò di rispondere sempre. Se siete nuovi iscrivetevi. E se potete guardare il video senza adblock mi fate sempre un grandissimo favore. I siti che ho scoperto finora sono il classico msfsaddon.org e flightsim.to. Hanno in comune alcune add-on e ne hanno anche di unici, quindi li andremo a usare e vedere tutte e due. Quindi vediamo il primo, scorriamo in giù e vediamo che è diviso in aerei, livree, scenari, aeroporti e plugins, che sono gli strumenti che aiutano a migliorare le prestazioni del simulatore. Vediamo, è diviso anche per essenziali e quelli che sono in primo piano, quindi dategli un'occhiata a tutti quanti. Vi faccio vedere che sono anche divisi per a pagamento e gratis, quindi scorriamo giù gli aerei e vediamo che abbiamo quelli gratis, tra cui le prime versioni della 320 Neo, creato anche in maniera più da studio, viene detto, a livello di pagamento, però a livello di quelli a pagamento però è gratis, ha tantissime funzioni in più, molti pulsanti che prima erano inutilizzabili ora sono utilizzabili. Ancora non l'ho provato, lo proverò molto presto. Vediamo anche che c'è il 797, questo concept di aereo. L'ho provato, non mi sta fermo a terra, sarà perché c'è stato un nuovo aggiornamento, quindi non viene riconosciuto per bene, quindi aspettiamoci sia magari un aggiornamento per questo aereo. Tornando indietro vediamo che invece gli scenari iniziano a essere anche a pagamento, questa colonna qui è per quelli a pagamento, questa colonna qui è per quelli gratis, a pagamento ce ne sono 4, gratis ce n'è un po' di più, però si tratta di aeroporti. Vediamo che iniziano, ecco, anche nuove città, anche su questo qui, aeroporti e scenari vari. Il percorso acrobatico a Ginevra è molto molto difficile da fare, molto divertente. Vediamo che c'è un aeroporto italiano, c'è il Casera Razzo, quindi uno italiano c'è, la Tokyo Tower e dovrebbe esserci anche Godzilla da qualche parte. Comunque, eccolo qui, a San Francisco. Vi consiglio, se non mi sbaglio, non l'ho ancora scaricato, lo scaricherò. Comunque, molto divertente. Dobbiamo aspettarci le peggio cose dagli utenti, quindi tenete sott'occhio perché ci saranno sempre cose stradivertenti. Come su Flight Sim hanno, scusate, andiamo home page, su Flight Sim, se lo trovo, già sto ridendo, oh mamma mia, dovrebbe esserci Godzilla da qualche parte, quindi ecco, qui è diviso, è diviso in categorie migliori. Vediamo, il scenario è diviso per aeroporti, per landmarks, per stadi, montagne, ponti, città. Possiamo anche cercare direttamente tutto ciò che è, magari, ecco, per andare a vedere, Gundam, andiamo in Japan e vediamo che qualcuno ha messo un Gundam all'aeroporto, mi sembra, di Tokyo. Nelle descrizioni non c'è, non l'ho scaricato, ancora non l'ho visto. Io quello che ho scaricato per adesso sono le città italiane, quindi choose your country, scorri giù. E visto che i creators hanno messo le tag per riuscire a categorizzare meglio i file, scegliendo Italia ce li riunisce tutti. Vediamo, abbiamo Lucca, abbiamo questa pista, diciamo, Valle d'Aosta, Siena, San Gimignano, Pisa, Monteriggioni per gli amanti di Assassin's Creed, la Mole Antonelliana a Torino, però il resto rimane quello standard di Flight Simulator, Arezzo, abbiamo Messina e poi c'è la Torre Mediaset, giusto perché
probabilmente anche Silvietto è un fan e ha voluto la torre. Qui c'è addirittura il fix per le luci notturne, quindi figuratevi. Altre landmark vi consiglio di dargli un occhio, perché ce n'è di tutti i gusti, di bellissimi, compreso Stonehenge, che ho scaricato e vi farò vedere. Quindi ecco quello che dovete fare. Per esempio, andiamo a scaricare il nostro Gundam, anche se c'ha un voto bassissimo. Quello che dobbiamo fare è scorrere in giù, cliccare su download, Armato Robot, va bene, scarichi. Una volta scaricato il file, per installarlo dobbiamo andare, il percorso migliore è questo, PC, disco locale, utenti, andate sul vostro utente admin, il disco locale ovviamente deve essere quello dove è stato scaricato il gioco. Dovete andare a questo punto su AppData. Se non lo vedete AppData, semplicemente andate in opzione esplora file, visualizzazione, scegliete visualizza cartelle, file e unità nascosti, cliccate applica, ok, e dovrebbe apparire, vedete, un po' più sbiadito rispetto agli altri. Andate in local, scendete giù fino a packages, cercate Microsoft Flight Simulator, andate in local cache, sì, local cache, di nuovo packages e in community. Una volta in community, semplicemente trascinate il file. Ora il file è nel gioco, scaricate il gioco, andate nel luogo esatto e troverete il vostro nuovo add-on. Alcuni plugin hanno bisogno di essere installati invece che in community, in official. Per esempio, io ne ho installato uno che diminuisce la grandezza degli alberi, quindi, perché non so se avete notato, gli alberi sono un po' sproporzionati a volte e quindi ne diminuisce le dimensioni, molto 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 comoda. E vi verrà chiesto di installarla nella cartella official One Store, e poi nel caso vi dirà installatelo in Asobo, bla bla bla, devi modificare uno di questi file. Comunque trovate sempre normalmente le istruzioni su dove installare i file nella descrizione, ok? O nella descrizione, o scaricando il file, ecco, tornate giù, how to install this plane, e vi dice esattamente dove andarlo a installare. Se usate Steam, io sto usando Microsoft Store, il percorso è lo stesso, però andando nella cartella di Steam e lo installate da lì senza passare da AppData. Quindi ecco, è praticamente la stessa cosa. Comunque le istruzioni le trovate sempre in descrizione, sono in inglese ma sono sempre le stesse. Bene, detto questo, andiamo nel simulatore e vediamo un paio di questi stupendi add-on. Siamo su Pisa, come vedete già la differenza è immediata da quella che sono i palazzi generati dal computer e quelle che sono le immagini 3D di Google. Avviciniamoci un po', già all'orizzonte vediamo che si inizia a vedere la cattedrale, il battistero e la torre di Pisa, cosa che prima non c'era, solo questo cilindro. Guardate la piazza con la statua, le giostre, tutta un'altra cosa adesso volare su Pisa. I file sono un po' buggati, la risoluzione è un po' bassa, però ce li teniamo così, miglioreranno poi nel tempo. L'importante è avere uno scenario decente e non quello obbrobrio che era prima. Purtroppo non è che hanno fatto un gran lavoro quelli di Asobo, però piano piano miglioreranno. Sono sicuro che Bing rilascerà le sue mappe 3D e un giorno avremo quelle originali invece di avere quelle di Google Maps. Però guardate qui, perfetto, 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 ci sono le mura, davvero ti lascia a bocca aperta. E touchdown, freno a mano, freno, 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 frena, 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 frena. Guarda che bello, guarda che bello! Fatta per Pisa, ora andiamo a vedere Stonehenge. Stonehenge è stato uno dei primi posti che sono venuto a visitare quando ero alfa tester di Flight Simulator 2020, perché sapevo che c'era in
nelle mappe di Google, quindi ero molto eccitato di venire con un aereo e volarci sopra e magari atterrare durante una giornata un po' nuvolosa. E invece immaginatevi la tristezza e il disappunto quando sono venuto, c'era semplicemente una macchia bianca in terra e nient'altro. Guardate che bello, guardate che bello. Stupendo. Scusate se dico bello, stupendo, però con tutti questi nuovi add-on inizia veramente a avere più senso avere il mondo e la parola esplorarlo inizia a avere un significato un attimino più, ma maggiore. Guardate lì, sembra vero. Ho cambiato il meteo, live era una bella giornata. Guardate la differenza. No, vabbè. Atterriamo. Ragazzi, io con questa splendida immagine vi saluto, spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto, vi richiedo nuovamente se potete lasciare un mi piace, un commento e se siete nuovi di iscrivervi, vi auguro una splendida giornata e al prossimo tutorial.